importante, più visivamente ha un alto impatto. Tu preferisci questa, eh? Lo sai. Allora, qui stiamo facendo la prova costumi, perché il mio comandante Pierluigi Piantanida e la sua dolce assistente, che è anche la moglie, anche lei è meravigliosa ma non è perfetta, per cui si è sposata con lui, è andata così. Allora, mi stanno illustrando la possibilità di un doppio costume. Il primo è un po' più sciabalento, ormai è il ricordo di una tonaca, è quasi una... Questo invece è più tonacoso, sì. Però, eh. Sai che non so io che cosa preferisco. Tu cosa dici? Cosa dite? Beh, questo è più scenografico, sì, sì, però anche l'altro mi piaceva, sì, è più da viaggio anche, più da viaggio, da monaco viaggiatore. È più, anche più plastico. Però devi accorciarmelo un po', secondo me. Puoi anche rimborsarlo di più, se no te lo accorcio. Possiamo accorciarlo di un 10 centimetri. Quella è la tonaca sotto che rimane. Sì. La posso accorciare? La accorciamo un 10 centimetri. Voi dite questo? Il pubblico dica, parla pubblico, dimmi qualcosa, illuminata no, sempre dal sole dell'avvenire. Sì, ti riempie anche un po' di più. Ti riempie. Piaceci. Va bene, basta così, d'accordo, grazie. Arrivederci, ci vediamo, a Dio piacendo, dal 19 al 24, in questo Teatro Delfino. Spero che la campagna elettorale non mi distragga troppo. Perché si sa che si deve votare, ma credo che questo possa essere anche un contributo all'elevazio della vostra anima di cittadino. Dixi et salvavi anima mea.